Ma adesso quello di cui io vorrei parlarvi in modo estremamente sintetico è appunto quali sono le diverse funzioni del codice epigenetico. Un codice che io ho avuto la fortuna di studiare ormai da molti anni e che appunto la prima pubblicazione l'ho fatta nel 1988 su Cancer Letter, dicendo già in quella pubblicazione che lo scopo di quella articolo era di dimostrare che le cellule tumorali sono riprogrammabili e le malattie tumorali sono reversibili e che perché appunto esiste un codice che sta sopra il DNA che oggi chiamiamo codice epigenetico in grado di correggere gli errori indotti dai cancerogeni durante la gravidanza. Noi con Ernesto Burgio noi abbiamo avuto un amico comune, Lorenzo Tomatis, che è stato bravissimo, lui è diventato direttore generale dell'OIARC, dell'Agenzia Internazionale del Cancro di Lione, a pubblicare una serie di monografie sui cancerogeni ambientali e essendo diventati amici e avendo lui saputo che io studiavo i cancerogeni ambientali a Trieste, avevo iniziato con lo studio sull'amianto, dove non c'era quando ero arrivato neanche una denuncia di un caso di mesotelioma pleurico, abbiamo fatto un'indagine retrospettiva negli archivi degli ospedali riuniti di Trieste e abbiamo trovato più di 120 casi di tumore non diagnosticati. E da allora, appunto, eravamo diventati amici, lui mi aveva mandato le monografie, fino allora pubblicate, erano una quarantina, e io me le ero lette, e da quelle monografie emergeva un'osservazione molto interessante sui diversi effetti che le sostanze cancerogene hanno durante la gravidanza. Se noi somministriamo queste sostanze durante il periodo in cui si formano tutti gli organi apparati, non riusciamo mai a indurre tumori nella prole, se invece li somministriamo dopo l'organogenesi, noi induciamo tumori nella prole. La domanda era, ma perché prima no e dopo sì? Cosa succede durante l'organogenesi? Succede che da un unico tipo di cellula staminale totipotente, che è l'uovo fecondato, attraverso stadi successivi si differenziano le cellule staminali pluripotenti, che sono ectoderma, endoderma, mesoderma, multipotenti, oligopotenti e così via, fino ai 252 tipi di tessuti diversi. Allora l'idea che avevo avuto era che in quel periodo era presente un codice che sta sopra il DNA e che è in grado di correggere i danni a cui il DNA va incontro, in modo che questi non possono essere espressi, non si esprimono. E naturalmente questa era un'ipotesi che bisognava dimostrare. E naturalmente ho dovuto fare una serie di esperimenti molto lunghi e ho avuto il modo di farli anche abbastanza tranquillamente, perché dopo quella prima pubblicazione che avevo fatto su Cancer Letter, che pensavo avesse una qualche risonanza, in realtà non ne ha avuta nessuna. Allora il codice epigenetico era un'idea balzana e considerata eretica, e ho dovuto affrontare i problemi quasi da solo con i collaboratori che avevo prima all'Università di Trieste, poi dopo ne ho avuti altri all'Università La Sapienza di Roma, all'Università di Bologna e così via. E quindi ho potuto, con tutti questi collaboratori diversi, e questo è stato anche per me una forza, perché se avessi collaborato solo con un gruppo, solo col mio gruppo e non con gli altri, sarei stato anche dubbioso di tutti i risultati che ottenevo, perché invece ottenendo gli stessi risultati con gruppi di ricerca diversi, questa cosa mi ha rafforzato, mi ha dato la forza di andare avanti, e in questo modo abbiamo potuto studiare tutte le funzioni di questo codice epigenetico. In sintesi, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto innanzitutto un modello di studio dell'embriogenesi, e in questo caso abbiamo scelto il brachidanio rerio, cioè lo zebrafish, questo pesciolino tropicale zebrato di acqua dolce, però che vive nei climi caldi. E di questo pesciolino, di questo embrione, noi conoscevamo già allora, negli anni 90, bene o male, i vari stadi di differenziazione cellulare. E noi cosa abbiamo fatto come primo approccio? Pensando appunto che ogni salto di differenziazione, cioè ogni passaggio, per esempio, per farvi l'esempio in modo molto chiaro, da cellula staminale
totipotente, che è l'uovo fecondato, che dà origine alla morula, alle tre pluripotenti, ectoderma, endoderma e mesoderma, questo vuol dire che una cellula è in grado, con tre programmi diversi, di dare origine a tre cellule figlie diverse. Queste tre cellule figlie differiscono fra di loro e rispetto alla madre per centinaia di geni. Quindi ogni salto differenziativo è un salto quantico. E per poter dare origine agli eventi successivi di differenziazione, quello che avevamo capito fin dall'inizio era che noi dovevamo usare dei programmi e non singole molecole, cioè dei pool di molecole e non singole molecole, e tutto il lavoro che abbiamo svolto ci ha dimostrato che questa era un'idea giusta, e abbiamo dimostrato quali sono i diversi programmi, come funzionano e così via. Ecco, allora la prima cosa che abbiamo fatto è stato individuare i cinque stadi di differenziazione diversi e per ogni stadio studiare la composizione delle sostanze presenti nei singoli stadi. Si tratta in pratica per il 98% di proteine a basso peso molecolare. Ecco, qui vedete i vari pesi molecolari delle diverse proteine. Sono pesi molecolari bassi, fortunatamente, 50% al di sotto dei 40 kilo Dalton e l'altro 50% tra i 40 e i 90 kilo Dalton. E questo è molto importante perché, come capirete, poi nei trial clinici le abbiamo utilizzate con gocce da assorbire a livello sublinguale, e insieme al cell food, come vedrete nei protocolli, noi stiamo ottenendo nei tumori dei risultati molto interessanti. Quindi questi sono i diversi pesi molecolari, ma poi con un lavoro più analitico siamo riusciti a individuare con spettrometria di massa tutte le singole proteine che compongono questo network. Come vedete, si tratta di proteine molto importanti che, diciamo così, hanno importanza per il metabolismo mitocondriale. Ecco qui il discorso, mi ricollego a quello che diceva prima Giorgio. Sono proteine importanti per la risposta immunitaria, che sono quindi proteine dello shock termico, che sono importanti per questo punto, per la risposta immunitaria. Sono proteine che sono importanti per la sintesi delle membrane cellulari, sono chaperonine che sono importantissime nella comunicazione intercellulare, insomma, sono proteine fondamentali per tutto il metabolismo delle cellule, di tutte le cellule del nostro corpo. Abbiamo preso quindi le proteine dei diversi stadi, che sono diverse, poi lo vedremo, per ogni stadio, e abbiamo trattato vari tipi di tumore, 7 tipi, vi faccio vedere rapidamente. Questo è il glioblastoma multiforme, un tumore molto aggressivo, maligno, che con la prima fase del differenziamento viene rallentato per l'80%, il melanoma viene ancora più aggressivo, viene rallentato per il 40%, la mammella, che non è aggressivo, è un tumore ben differenziato, viene rallentato per il 60%, ma da questa prima fase, mentre essendo il tumore ben differenziato, come vedrete, quando noi utilizziamo le fasi intermedie e finali del differenziamento, questo tumore risponde molto meno, molto meglio. Quindi vuol dire, già voi capite, che ogni tipo di tumore, in base ai diversi gradi di malignità, deve essere trattato in modo diverso. E noi l'abbiamo fatto. Questa è la leucemia linfoblastica acuta, che viene praticamente rallentata per il 100%, l'adenocarcinoma del rene non viene rallentato a 24 ore, ma a 48 sì, capirete perché. Con le altre fasi si ripetono le stesse curve di rallentamento. La mammella, vedete, in questo caso è molto più efficace, che essendo un tumore ben differenziato, utilizzando le fasi intermedie e finali del differenziamento. La leucemia linfoblastica acuta si comporta allo stesso modo, e così anche l'adenocarcinoma del rene. Ma perché appunto c'è questo rallentamento? Come vi dicevo, l'ipotesi di partenza era che noi con questi fattori regolassimo dei geni importanti che regolano l'espressione genica. E uno di questi che abbiamo studiato è stato quello, il P53, l'oncorepressore P53 nel glioblastoma. Vedete qui, l'abbiamo fatto con un metodo quantitativo di valutazione. Quest'altro ve lo faccio vedere, è un metodo immunoistochimico per valutare la presenza della proteina P53 all'interno delle cellule, così vi fissate meglio nella memoria questa immagine. Queste, per esempio, sono le cellule del glioblastoma multiforme prima del trattamento con i nostri fattori.
la proteina P53 è quella colorata in rosso. Dopo il trattamento, come vedete, la concentrazione di questa proteina aumenta moltissimo all'interno delle cellule. Questo cosa significa? Che c'è stata una regolazione trascrizionale del gene oncorepressore P53. Il gene prima non funzionava, noi l'abbiamo attivato, si è messo a funzionare, ha prodotto tanto proteine P53, questa ha bloccato il ciclo cellulare delle cellule tumorali e poi ha fatto due cose. Primo, ha cercato di riprogrammare i danni che sono all'origine della malignità e se i danni non sono, troppo, sono stati troppo gravi, sono state riparate e infatti noi vediamo che alla fine dei nostri esperimenti noi ci troviamo di fronte a delle cellule che hanno dei marker del differenziamento molto aumentati, come le caderine, e quindi vuol dire che quelle cellule non sono più tumorali, ma si sono differenziate, ma contemporaneamente noi osserviamo anche un altro fenomeno che è l'apoptosi cellulare. L'apoptosi cellulare vuol dire la morte cellulare programmata, vuol dire che le cellule che erano troppo alterate, in cui le alterazioni non erano riprogrammabili, in qualche modo vengono spinte a morire spontaneamente. Quindi comunque noi con questi fattori riusciamo a indirizzare le cellule tumorali verso il loro normale fisiologico destino, che è quello o di morire o di tornare cellule normali riprogrammate. Questo l'abbiamo dimostrato col P53, mentre per esempio nell'adenocarcinoma del rene, dove voi vi ricordate non era possibile rallentarlo a 24 ore, ma a 48 sì, abbiamo studiato allora il comportamento di un'altra molecola importante per il controllo del ciclo cellulare, che è la molecola del retinoblastoma, la proteina del retinoblastoma. Questa proteina si trova in diverse forme, due fosforilate e due non fosforilate, quella non fosforilata, ipofosforilata e non fosforilata, bloccano un gene che si chiama E2F. Quando vengono fosforilate queste proteine, si staccano dal gene, il gene viene trascritto, parte il ciclo cellulare e questo non si ferma più fino al prossimo ciclo. Quindi questa proteina viene chiamata fattore di restrizione del ciclo cellulare perché a seconda che sia bloccata, che blocchi il gene 2F o lo sblocchi, blocca il ciclo o lo lascia ripartire. Noi abbiamo dimostrato con questa slide che riusciamo a regolare in modo post-traduzionale, in questo caso, la proteina del retinoblastoma. Cosa vuol dire? La proteina del retinoblastoma era già tradotta, era già, cioè la sua conformazione, la sequenza aminoacidica non cambiava. Ma che cosa abbiamo cambiato noi? Abbiamo cambiato il livello di fosforilazione di questa proteina facendo in modo che le forme fosforilate perdessero il fosforo e diventassero non fosforilate, in modo che questa proteina blocca il gene, bloccasse il gene E2F e non facesse partire il ciclo cellulare. Quindi noi blocchiamo la moltiplicazione delle cellule in questo modo con una regolazione post-traduzionale. Quindi i nostri fattori agiscono a vari livelli, a livello trascrizionale, a livello post-trascrizionale, agendo sugli RNA, microRNA. Abbiamo anche queste evidenze, ma adesso non ve le faccio vedere tutte perché sennò diventa troppo lungo, oppure addirittura agiamo, come in questo caso, a livello post-traduzionale. Quindi questi fattori agiscono ai vari livelli e regolano comunque l'espressione del DNA e regolano in modo epigenetico però. Quindi, diciamo così, noi abbiamo dimostrato che effettivamente le cellule tumorali sono cellule riprogrammabili. Vedete qui è un modello che abbiamo presentato e che ci spiega esattamente quante sono le malattie tumorali e come esse possono essere riprogrammate in base al loro diverso grado di malignità. In pratica questo qui è un modello che pensavano è un modello di caos deterministico e che alla fine però porta le cellule ha una configurazione genica che è simile a quella presente nelle cellule staminali e a secondo il grado di malignità dei tumori, diciamo, queste cellule assomigliano a cellule multipotenti o oligopotenti, ma sono cellule staminali indifferenziate, ferme in diversi stadi di
differenziazione cellulare secondo del gravità del tumore. Tra l'altro abbiamo predetto quanti sono più o meno i tipi di tumore in base al fatto che prediciamo in modo precisissimo, tenendo conto questo discorso che vi ho illustrato, che ci sono 5 stadi di differenziazione, pensando che in ogni stadio, come viene nel primo stadio, in cui dalle cellule staminali totipotenti si passa alle 3 pluripotenti, ectoderma, endoderma e mesoderma, come ho detto, ripetendo 5 volte questo schema, il numero completo di cellule differenziate da cosa è dato? Da una potenza che ha per base 3 esponente 5. 3 alla quinta fa 243 cellule, a cui se noi aggiungiamo le cellule germinative che derivano dalla cellula dall'oogonio e dallo spermatogonio, e che sono 9 tipi di cellule diverse, oogonio di primo ordine, oogonio, cito di primo ordine, di secondo ordine, cellula uovo, spermatogonio, spermatocita di primo ordine, di secondo ordine, spermatidi, spermatozoo, 243 più 9 fanno 252 tipi di cellule diverse. Sapete quante sono le cellule contate nel nostro corpo? 252 tipi. Quindi questo modello matematico spiega esattamente il numero di cellule costituite del nostro corpo, che costituiscono i tessuti del nostro corpo. Quindi significa che la vita usa dei programmi ben precisi, ripete 5 volte con diversi programmi questa differenziazione cellulare, e alla fine il numero di cellule tumorali da che cosa è dato? Dal numero che è rappresentato da tutte le cellule staminali ferme prima dell'ultimo salto di differenziazione. E quindi il numero è dato da 3 più 3 alla seconda più 3 alla terza più 3 alla quarta, 120 tipi di cellule di tumori diversi, a cui ci aggiungiamo i tumori del testicolo e dell'ovaio, diventano circa 130 malattie diverse. E in base al loro grado diverso di malignità avremo 3 tipi di tumori costituiti da cellule staminali pluripotenti alterate, da cellule staminali multipotenti alterate e così via. E quindi vedete che in base al diverso tipo di tumore e ai diversi gradi di malignità noi possiamo individuare esattamente quali sono i network migliori per differenziarlo. Abbiamo fatto un trial clinico sull'epatocarcinoma già partito nel 2001 e finito nel 2004, 179 casi in cui le altre terapie non erano più possibili, in casi in fase intermedia avanzata. Vedete qui un tumore diffuso che riguarda tutto il settimo segmento, dove c'è la freccia e un trombo della porta che impedisce il passaggio del sangue. Vedete qui con l'ecografia che in effetti il sangue nella porta non passa. Dopo 6 mesi è scomparso tutto il tumore, è scomparso il trombo della porta. Ho fatto questo studio con il professor Livraghi, che è stato il primo nel mondo a fare la termoablazione di questo tipo di tumore, cambiando di fatto già allora in modo significativo la sopravvivenza, portandola mediamente da 3 anni dopo la diagnosi a 5 anni. Però quando la malattia diventava multifocale, lui non aveva nessun'altra possibilità di intervenire, lasciava i pazienti al loro destino. Invece così è venuto da me, ha cercato di collaborare e abbiamo fatto questo studio di lui di fronte a questi effetti che non aveva mai visto, perché quando lui fa la termoablazione si vede prima la necrosi e poi la cicatrice. In questo caso invece, come avete visto prima, il tessuto è completamente differenziato, non ci sono esiti di nessun tipo, il tumore è sparito e non ha lasciato nessuna traccia di sé. Questo qui è un altro caso multifocale in cui il tumore scompare e non lascia traccia. Lui, il Braga, ha chiamato questo effetto il vanishing effect. Queste sono le curve di sopravvivenza tra i trattati e non trattati, che vedete è una differenza molto diversa, estremamente significativa. Dopo 33 anni, vedete che il 70% dei nostri sopravvive, gli altri. E qui sono comprese le risposte non solo delle complete, perché noi abbiamo avuto il 20% di regressione in questi casi e il 16,8% di non progressione. Qui sono compresi sia i casi che non progrediscono che i casi che sono regrediti, e mettendoli tutti insieme comunque la risposta è molto diversa sulla sopravvivenza. Ma come vi ho detto,
Quando ho cominciato poi a capire bene come funzionava il codice epigenetico, mi sono chiesto, però il codice epigenetico non ha solo queste funzioni di riprogrammare le cellule tumorali, probabilmente ne ha delle altre. In questo passaggio appunto sono passato a collaborare dall'Università di Roma La Sapienza, dove ho fatto molti di questi studi sui tumori, all'Università di Bologna, dove stiamo facendo ancora adesso gli studi sulla rigenerazione tissutale senza trapianto di cellule staminali e sul ringiovanimento dei tessuti. In pratica cosa abbiamo dimostrato? Che se noi prendiamo appunto le diverse fasi, andiamo a vedere gli effetti di ognuna, noi abbiamo effetti completamente diversi. Se prendiamo la prima fase del differenziamento, quella ancora, anzi un po' prima del differenziamento, in cui diciamo c'è il periodo di medioblasto o gastrula, 50% epigloria si chiama così, qua, nel passaggio intermedio tra cellule totipotenti e cellule pluripotenti, se noi prendiamo quella fase, noi riusciamo a tenere accesi i geni staminali, che sono gli stessi geni che Yamanaka aveva trasferito con un retrovirus messo in un fibroblasto, e aveva dimostrato che il fibroblasto diventava una cellula completamente differenziata a pluripotente indotta. Ha fatto bene a chiamarla pluripotente indotta, perché quella cellula non è più ciclica e le manipolazioni genetiche hanno bloccato quella cellula in una continua fase di moltiplicazione, per cui poi diciamo a utilizzarle non è così facile, può essere rischioso. Nel caso nostro invece noi teniamo accesi gli stessi geni ma in modo naturale, cioè non siamo noi, è la natura che fa questo, e voglio dire che la natura è molto più intelligente di quanto ne pensiamo. Noi pensiamo che le nostre manipolazioni genetiche siano qualcosa di estremamente intelligente, e lo sono anche. Però quello che fa la natura è molto meglio. La natura riprogramma le cellule e le lascia nella situazione fisiologica. Queste cellule rimangono cicliche. Se noi smettiamo di dargli l'informazione, smettiamo di dargli i nostri fattori, queste cellule continuano a differenziarsi e continuano il loro percorso naturale. E a differenza poi delle cellule manipolate di Yamanaka, dove lui ha tenuto acceso quattro geni, che sono quelli che impediscono il taglio dei telomeri e quindi aumentano la durata della vita delle cellule, ma le cellule possono invecchiare. Nel nostro caso, utilizzando i nostri fattori, noi abbiamo dimostrato che queste cellule riprogrammate non solo sono in grado di bloccare il taglio dei telomeri e quindi di aumentare la durata della vita, ma noi attiviamo altri geni che si chiamano BMI1, eccetera, che producono una serie di proteine per cui alla fine le cellule rimangono giovani, non invecchiano. Perché un conto è appunto arrivare a 120 anni e essere Matusalemme, un conto è arrivare discretamente in buona salute. Ecco, la natura sa fare questo, le manipolazioni genetiche non sanno fare. Alla fine vi voglio fare, ecco qui ci sono tutte le fasi in cui le cellule staminali si differenziano, di cui abbiamo già parlato. Noi abbiamo studiato appunto le cellule, come si comportano i geni delle cellule adulte del tessuto adiposo, sono cellule mesenchimali prese dal tessuto adiposo, e questi studi sul ringiovanimento li abbiamo fatti lì, ma quello anche importante è stato di studiare come è possibile rigenerare un tessuto senza trapianti di cellule staminali. Questo è un esperimento che adesso vi riassumo brevemente, ci ha fatto capire come esattamente si comporta la vita. Pier Mario, hai 5 minuti. Sì, ho finito. Come si comporta la vita, e quindi abbiamo capito questo facendo vedete qui, per esempio, nell'Alzheimer noi siamo abituati a fare i trapianti di cellule staminali nella sostanza nigra, e questo dà degli effetti positivi. Ma andando a studiare questi effetti positivi, cosa erano dovuti? Non era dovuto alle cellule trapiantate, ma ai fattori neurotrofici che loro producono. E allora a questo punto ci siamo detti, ma noi i fattori neurotrofici ce li abbiamo. E abbiamo provato quindi a vedere cosa succede nelle cellule dell'ippocampo, sulle cellule dell'ippocampo di topo, in vitro, trattate con una sostanza neurotossica,
da un lato e con la sostanza neurotossica i nostri fattori dall'altro. E qui abbiamo capito esattamente come funziona la vita e a questo punto abbiamo chiaro come funziona tutto, appunto, il codice epigenetico. Per rigenerare i tessuti che cosa abbiamo capito? Che non basta dargli informazioni già complete e complesse di ogni singolo stadio cellulare. Se facciamo questo, per esempio, appunto, noi gli diamo a queste cellule dell'ippocampo in neurodegenerazioni, fattori della prima fase, o della seconda o della terza fase, otteniamo un risultato positivo e statisticamente significativo. Quindi potevamo anche accontentarci così. Però avevamo una diminuzione della mortalità delle cellule dell'ippocampo pari al 22-25%. Non ci soddisfaceva. Allora, il ragionamento che abbiamo fatto qual è stato? Ma se noi dobbiamo rigenerare un tessuto, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dargli tutte le istruzioni. Prima, per quelle che mantengono attivi i geni staminali, in modo che mantengono attivi il serbatoio delle cellule staminali e non le lasciano consumare tutte quante. Secondo, però, noi dobbiamo trasformare queste cellule staminali in cellule adulte del sistema nervoso, nel caso specifico dell'ippocampo. E il percorso che dobbiamo fare qual è? Lo stesso percorso che la vita utilizza per auto-organizzarsi. E se noi gli diamo tutte le fasi, a questo punto cosa abbiamo ottenuto? La prevenzione del 78% della neurodegenerazione. Questo cosa ci insegna? Che la vita si forma in modo diverso da quanto pensato finora la medicina. Che non ha senso andare a cercare di curare le malattie croniche degenerative, come sono quelle neurodegenerative, Parkinson, Alzheimer, cardiovascolari, tumori, con singole molecole, perché con singole molecole noi non riprogrammiamo nessuna cellula, non rigeneriamo nessun tessuto, facciamo solo delle terapie sintomatiche o delle terapie che uccidono le cellule, ma non siamo in grado di fare nient'altro. Se vogliamo riprogrammare cellule tumorali, se vogliamo ringiovanire i tessuti, se vogliamo rigenerare i tessuti, dobbiamo cambiare paradigma scientifico e passare dal paradigma scientifico riduzionista della medicina attuale che va a cercare il singolo molecolo, il singolo recettore e così via, a una visione complessa, come vi parlerà tra poco anche Ernesto Burgio, che tenga conto di tutta, appunto, la complessità della vita. Noi a questo punto, con questi tipi di fattori che noi appunto selezioniamo in modo diverso e che usiamo in modo diverso nelle varie tipi di patologie neurodegenerative, piuttosto che cardiovascolari, piuttosto che tumorali, riusciamo in qualche modo a avere delle risposte estremamente positive. E se poi le abbiniamo a cell food, che come ha detto Giorgio, è in grado di ossigenare i tessuti, noi otteniamo dei risultati molto molto buoni. Perché da un lato, appunto, queste cellule che vanno in degenerazione o peggio ancora le cellule tumorali non utilizzano l'ossigeno e vivono di un metabolismo anaerobico e quando sono in ambiente ricco di ossigeno muoiono per loro conto. Quindi noi, quando associamo ai nostri trattamenti, abbiamo messo a punto un trattamento per i tumori, un trattamento per la neurodegenerazione, un trattamento per le malattie cardiovascolari e anti-aging, e lo uniamo al self food, abbiamo delle risposte molto molto buone. Grazie a tutti, finisco qui Giorgio, così sono stato. Grazie, grazie di cuore, grazie. Poi naturalmente, guarda, allora, come sempre mi dicono fai meno tempo così lasciamo spazio alle domande, ma siamo talmente tanti che fare 300 domande è difficilissimo, dovrei far fare domande a tutti. Bisogna farlo domani, ripeto. Come abbiamo fatto per il 25, ho detto prendiamo un appuntamento una sera dalle 17 alle 19 e chi vuol fare domande facciamo protocolli, scambio con te e chi vuole, insomma. Magari manderò un'email a tutti per questo. Sulla seconda, ti dico solo una cosa che mi hanno chiesto. Mi hanno fatto una domanda nella mielodisplasia per stimolare il midollo osseo, sì, senza rischiare di favorire l'evoluzione leucemica. Allora, guarda, sì, appunto. Allora, guarda, vado avanti un pezzettino, faccio vedere cosa succede con tutti i fattori, qui riprogrammiamo. No, ma solo la risposta, anche, se magari gli dai la risposta è questa, voce, perché sennò Giorgio, guarda, ecco. La risposta è questa qui. Se noi
diamo tutta l'istruzione completa contenuta nel codice epigenetico, dall'inizio alla fine, il risultato finale è sempre di cellule differenziate che non sfuggono al controllo. Quindi qua gli, gli daresti il brain? Perché per quali patologie? Per quella lì che ti ho detto. La mielodisplasia? Sì, sì. La mielodisplasia va bene con tre integratori, cioè un po' di age per stimolare, un po' di reprogram per riprogrammare in modo definitivo, più cell food. Ok. Perfetto, fantastico. Cioè devi dargli l'istruzione sempre più completa in questi casi, perché noi, è come nell'Alzheimer, noi dobbiamo rigenerare tutto. Però la mielodisplasia c'ha anche degli errori, capito? E quindi dobbiamo riparare gli errori. Invece nel neurologico diamo brain, same e cell food. Esame. E mentre qui dobbiamo fare tutte e due le cose per essere sicuri. Però il brain già da solo contiene tutte le istruzioni e quindi differenzia. Però, per essere sicuri, siccome nel reprogram noi abbiamo fatto prevalere la fase finale, no, del differenziamento, quello certamente spegne tutti i processi di moltiplicazione patologica, allora se noi abbiniamo così andiamo bene. Quindi capisci, se uno entra nella logica di come le cellule funzionano, capisce esattamente quale prodotto deve prendere. Se io devo rigenerare, prendo uno. Se devo rigenerare, per acquistare la memoria, un altro. Se devo riprogrammare, un altro. E così via. Però tenendo conto che nei nostri prodotti noi abbiamo messo sempre tutte le informazioni. Siamo in ritardo, Pier, se no andiamo troppo lunghi. Alla fine quei nostri prodotti differenziano sempre. Ecco. Volevo dire questo. Grazie.